Un'elettromotrice del 1929 dal 23 giugno arricchirà l'esperienza già particolare di chi utilizzerà la ferrovia Genova-Casella. La A2 era in servizio sulla ferrovia ora Predazzo in Trentino. Negli anni 60 venne trasferita proprio sulla Genova-Casella. Dopo un accurato studio, la vettura è stata riportata alla sua configurazione storica: partenza da Genova alle 11:58 e rientro da Casella alle 13:18. L'elettromotrice è anche a disposizione per il noleggio in caso di eventi privati. Si tratta solo di uno degli investimenti fatti da Regione Liguria sulla linea. L'ente ha appena rinnovato il contratto di servizio con AMT per altri 6 anni, dal 2019 al 2025. L'idea è che la Genova-Casella abbia sempre più questa duplice valenza di sistema di trasporto, quindi servizio pubblico di trasporto, ma anche di grossa attrattiva turistica, unendo aspetti storici legati proprio alla specificità di questo sistema di trasporto alle bellezze dei posti che può collegare. La carrozza avrà una duplice destinazione, verrà resa disponibile per chi vuole affittarla e per fare degli eventi e avrà invece una corsa dedicata a partire dal 26 giugno, la corsa delle 13:04 sarà gestita con la carrozza storica e posso anticipare che a bordo ci sarà sempre un rappresentante degli amici del treno Genova-Casella che presenterà la carrozza storica ai viaggiatori. Quindi un viaggio proprio dentro la storia, ma con anche il racconto della storia. Il riempimento potrebbe essere maggiore, mentre nel weekend certamente abbiamo un coefficiente di riempimento molto alto ed anzi ci verrebbe chiesto più treni, certamente nel feriale il servizio del trasporto è più leggero. Lo sforzo è di riuscire, secondo me, anche da un punto di vista turistico a far sì che anche l'infrasettimanale abbia un suo interesse. È stato un restauro lungo, complesso, è durato circa 3 anni. Ed è stata riportata l'elettromotrice allo stato d'origine, ripristinando tutto quello che si poteva ripristinare. Abbiamo visto sedili di terza classe, sedili di prima classe, qua siamo in un vano di collegamento, ma che serviva a qualcosa in realtà. Sì, era il bagagliaio, questa alle mie spalle è in realtà la cabina alta tensione dove ci sono tutto l'equipaggiamento elettrico ed elettromeccanico per il funzionamento della motrice. Quali materiali avete usato per appunto riportare all'antico splendore questa vettura? I materiali che vedete sono tutti gli originali che sono stati ripristinati, restaurati con un paziente lavoro di falegnameria, di ebanisteria, diciamo, e anche di tessuti, perché di là in prima classe ci sono i velluti rossi che sono, non sono ovviamente quelli originali, sono nuovi tessuti ignifughi necessari per l'esercizio in piena sicurezza della vettura. Questo è stato quindi anche proprio uno studio storico, immagino. Assolutamente, perché la motrice, fra altre cose, negli anni 80 aveva subito una modifica. Non era più così come la vediamo noi, era stata rifatta tutti gli interni, aveva degli interni simil moderni con le pareti in formica, quindi aveva perso completamente il suo aspetto originario. Con questo lavoro è stato riportato come era in origine. Anche per guidarla bisogna avere delle abilità particolari? No, per la guida tutto il personale fa un esame di abilitazione, il personale a bordo dei treni della ferrovia a livello generale fanno un esame di abilitazione col Ministero dei Trasporti. No, questa verranno poi i macchinisti aggiornati perché ha subito anche dei cambiamenti tecnologici necessari per farla funzionare. Sì, siamo qua dopo 2 anni dalla rimessa in servizio del TPL su questa linea fantastica. Oggi siamo contornati da questi vagoni storici molto, molto belli, poi arriverà la A2, quindi un locomotore completamente rimesso a nuovo, ma anch'essa d'epoca, che verrà sfruttato proprio per corsi ulteriori e per fini turistici. E come dico sempre io, è un gioiello che, vuol dire, facciamo una notevole fatica anche a tenerlo in servizio per i costi, ma riteniamo che ne valga la pena perché in pochi posti in Europa ci sono delle ferrovie che si inerpicano dal mare ai monti con materiale d'epoca completamente restaurato e che dal punto di vista turistico sono sicuramente un'attrattiva, come hanno dimostrato in questi 2 anni i tanti viaggi fatti non solo appunto per trasporto pubblico ma anche per fini turistici. In più abbiamo anche la possibilità di sfruttare l'outdoor col bellissimo vagone porta bici che adesso alle nostre spalle, e quindi un'opportunità unica. Pensate di promuoverlo in modo particolare su certi canali o
per esempio rivolti agli stranieri oppure al mercato interno? Ma MT già su questo col suo ufficio di promozione sta facendo molto, penso che sia uno di quei temi su cui a breve con lo studio dei prodotti turistici da destinare a Genova e al genovesato si possa lavorare per promuovere per quella nicchia di turisti che si muovono proprio per questo motivo l'incoming verso Genova, ma possa essere anche importante come diciamo così come gita per chi a Genova c'è già, e quindi una promozione negli hotel e negli ATP nei centri di formazione turistica della zona penso sia molto molto opportuno e sarà anche fautore di futuri successi per questa ferrovia. Ha un'importante funzione e da un punto di vista turistico ma anche da un punto di vista della mobilità proprio diciamo della grande Genova, e diventa assolutamente rilevante il fatto di avere prorogato adesso la concessione di servizio a MT per altri 5 anni aver potenziato questa rete lo renderà un servizio veramente fruibile come quando è nato e con un'ottica del 2018, tant'è vero che è inserito anche nel piano urbano della mobilità sostenibile perché fa parte del nuovo modo di muoversi nell'ambito cittadino. Genova, che è una città con una grande complessità di tipo orografico, tant'è vero che abbiamo tutti i mezzi possibili per fare mobilità pubblica, abbiamo gli autobus, abbiamo la nave, abbiamo le cremagliere, abbiamo gli ascensori, abbiamo anche una ferrovia. Questo qua denota la complessità del nostro tipo di mobilità, questo servizio qua è un servizio veramente importante da e per la città.